Siano lodati Gesù e Maria. State per assistere, amici carissimi, a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi. Prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione. Se possibile, ovviamente al termine della visione, mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo. Queste piccole operazioni a voi non costano nulla, ma possono essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale. Fatelo, ovviamente se ritenete utile e giovevole al bene delle anime, quanto state per ascoltare. Dio vi benedica e la Santa Vergine vi protegga. Dall'esorcismo di Verdi Garandier. Il vero amore del prossimo comincia dall'anima. E così io, Verdi, ho dovuto e devo dire che il vostro tempo attuale manca davvero di luci. La vostra Chiesa attuale, che predica al popolo di carità, di praticare la carità verso il prossimo, mentre in realtà non vi è carità verso il prossimo. La vera carità verso il prossimo comincia nell'anima, non con il corpo. Non è meglio che gli uomini muoiano di tisi, di peste, di guerra o di qualsiasi malattia e debbano sopportare grandi, grandissime sofferenze, ma conquistino la gloria di Dio e non perdano la loro anima. Invece gli uomini che vivono in un grande lusso sono troppo schiavi del mondo e adocchiano troppo i beni terreni. Questi sono in grande, grandissimo pericolo di perdere la loro anima. Quanto la massoneria ha qui imbastito, devo dirlo, è completamente a scapito della vostra Chiesa e degli uomini. In verità non è la carità verso il prossimo, è ipocrisia e marciume. È la rovina delle anime. Non si può non commentare questa roba, ma che cosa vogliamo dire? Io non è ancora online, lo dico per chi segue la diretta, ma lo sarà, non so se stanotte o domani mattina, la prima omelia di questa 18ª domenica del tempo ordinario. Gesù che dice, guardate, a che cosa fate attenzione? Al cibo che perisce o al cibo che non perisce? Procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che non perisce. Anzi, nella nuova traduzione, una delle rare volte in cui c'è qualche cosa di più consono, cioè datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna. Datevi da fare. È così la carità, ma se ricordiamo anche gli inizi, quando parlava della carità, diceva la vera carità è pregare per la conversione del prossimo, è offrire penitenze e sacrifici per la conversione del prossimo, non è quella del corpo. Vorrei tanto sapere chi di noi che ascolta queste parole in diretta o in differita direbbe meglio che gli uomini muoiano di tisi, di peste. Andate online a vedere che roba è questa qui, tisi e peste. Di guerra! Di guerra! Di guerra! O di qualsiasi malattia e debbano sopportare grandi e grandissime sofferenze. Altro che eutanasia e dignità nel morire. Di questi maestri del nulla,
ma conquistino la gloria di Dio, non perdano le loro anime. E durante l'omelia di questa sera ho detto: amici, qui bisogna pensarci adesso, che un giorno moriremo. E dopo che succede? Tutti questi personaggi che girano, che pontificano, vedete la massoneria, la maestra del politicamente corretto, adesso comandano loro, a tutti i livelli, tutti, e dico tutti. Loro comandano adesso. Che bella roba, eh? Il sovvertimento totale. La vera carità verso il prossimo comincia nell'anima, non nel corpo. La vera carità, perché vuol dire che c'è anche una falsa carità, no? Il diavolo è veramente diavolo, non solo quando propone il vizio, ma quando contraffà la virtù. C'è la vera carità e la falsa carità. C'è la vera misericordia e c'è la falsa misericordia. Sembra una tautologia, ma non lo è. C'è una vera verità e c'è una falsa verità. E vale in tutte le cose. C'è una vera prudenza e c'è una falsa prudenza. C'è una vera giustizia e c'è una falsa giustizia. In uno dei tweet che devo assolutamente scrivere, dirò che adesso va di moda, oggi ne ho sentita una, noi non possiamo giudicare. Noi non possiamo giudicare cosa? Ah no, cioè, se uno è maschio o femmina, noi non possiamo giudicarlo. Ah no, non possiamo giudicarlo. Chi sono io per giudicare? Perché? Mi sembra che Gesù nel Vangelo non ha detto soltanto non giudicate, ma ha anche detto non giudicate secondo le apparenze, ma giudicate con retto giudizio. Perché il non giudicare di Gesù non significa, anzi, non qualificare per quello che sono i fatti oggettivi e concreti. Ma che razza di discorso è questo qui? Il non giudicare di Gesù vuol dire tu non puoi vedere le intenzioni. Non puoi conoscere l'interno di una persona, non puoi sapere le motivazioni profonde per cui fa una cosa, cosa si porta dietro, che ferite ha, se ha delle giustificazioni, se ha delle circostanze attenuanti. Questo giudica soltanto Dio. Noi non dobbiamo mai giudicare le persone, cioè come dire, l'intenzione, oppure dargli una qualificazione morale, apodittica o ancora peggio una condanna definitiva. Queste sono cose che spettano solo a Dio. Ma un fatto certo che lo giudico. Se uno sta dicendo un'eresia, quello sta dicendo un'eresia ed è oggettivamente un eretico, che poi non si renda conto di quello che dice, sono affari suoi, se l'avete colpa di eterno. Quello che si è visto alle Olimpiadi, che è uno scandalo, che è uno scempio, che è uno schifo, è un fatto oggettivo. Tu non è che si tratta di. Che significa non giudicare? Come non si deve giudicare? Si deve dire che è vero quello che è vero, che è falso quello che è falso, che è bene quello che è bene, che è male quello che è male, che è giusto quello che è giusto e che è ingiusto quello che è ingiusto. In verità non è carità verso il prossimo, è ipocrisia e marciume, è rovina delle anime la carità che guarda soltanto al corpo e non prima all'anima. Rovina delle anime. Pompata dalla massoneria. Perché la massoneria è asservita a Lucifero, per chi non lo sapesse, e Lucifero ha solo un desiderio di portarci tutti all'inferno, con lui, anzi, sotto di lui. Di la verità che i verdi garantie sono la verità. Se sapessero a quale perdizione portano i loro subalterni, chissà con chi ce l'ha. Ma
con questa cosiddetta carità verso il prossimo, si asterrebbero da tali discorsi, parlerebbero in tutt'altro modo, figuriamoci. Questo sono la fine degli anni 70, gli anni 80, che era 78-84, non... Adesso in questo momento la solita testa mia, l'ho detto tutte le altre puntate, per andare a vedere, vado un attimo dall'inizio, che così diamo un'informazione. Ah, dal 1975, capirai, 50 anni fa, non mi sembra che abbiano molto smesso, hanno peggiorato, non hanno smesso di fare i discorsi sulla falsa carità, hanno peggiorato. Certo, dice lui, bisogna aiutare gli altri, per carità, servirli, aiutarli con denaro quando sono nel bisogno, con denaro, quindi cacciare i soldi, cosa che non molti fanno. Ma non è tutto e non è l'essenziale. L'essenziale è restare sempre, sentite un po', fedeli a se stessi e non vendere la propria anima. Non vendere la propria anima. L'amore del prossimo è riportare l'altro sulla buona via e su una via migliore. E sapervelo condurre su questa buona via e condurlo lassù. Così migliaia, è un tristissimo fatto, sentite, migliaia di preti, di vescovi, di cardinali, oggi, non voglio parlare, l'esorcista come al solito lo incalza, tutta questa gente tendono a predicare l'amore del prossimo col pretesto dell'amore del prossimo e a predicarlo in modo che sembri provenire dalla Chiesa e da Dio. Non viene da Dio questo modo di predicare l'amore del prossimo. Ma in realtà è l'inizio della caduta e della perdita della virtù, perché non è mai il vero amore del prossimo quello che non aiuta gli altri a conseguire la salvezza della loro anima. Ce le vogliamo mettere bene in testa, almeno noi che stiamo ascoltando queste cose, non dimenticarcele mai più e farne anche un criterio oggettivo di discernimento. Adesso ricominciamo con non giudicare, no? Ho sentito queste cose, quindi se ti sento la solita predica sulla carità del prossimo e i poveri e qua la solidarietà, i migranti e questo e quell'altro, che faccio, giudico? Non si può? Non posso dire che questa è una cosa che non deve essere detta? Che non si dovrebbe predicare in quel modo, perché si rovinano le anime, perché non si dà il primato alla salvezza delle anime, non si fa la cosa più importante ed essenziale che era la ragion d'essere della Chiesa, che è giudicare questo qui, e quindi uno fa peccato se dice queste cose, contravviene al Vangelo. La verità bisogna dirla, altro che... E preti, vescovi e cardinali che fanno sta roba qui, cioè, oggi ce ne stanno a go-go, sicuramente più che nel 75, 100%. Ultimo paragrafo, facciamo in tempo, facciamo la prossima volta. Voglio vedere a che punto stiamo con la registrazione. Forse sì. L'amore del prossimo, continua sempre lui, è anche quando a volte si deve fare del male all'altro. Si deve far male all'altro, non del male. Quando si presume che si farà del male a chi bisogna parlare. Egli si renderà conto presto o tardi che quanto lì per lì gli è sembrato un colpo di frusta era in realtà il rimedio. I preti dovrebbero usare molto di più sul pulpito la frusta e le parole decise.
perché vi è realmente la giustizia e l'eternità, lo dice a voce forte, ed esiste l'inferno. Io ho raccontato tante volte cosa mi dissero a me. In una delle parrocchie precedenti, ce ne sono due, quindi sarà una delle due. Quindi dice, ma Don Leonardo, ma tu ci rovini la domenica. Tu non puoi continuare a fare così. Noi non veniamo più a messa qui. Dico, rovino la domenica. Che ho fatto? Ma tu quando vai sul pulpito, ogni volta che vai lì, attacchi con il peccato, il giudizio, la morte, l'inferno, e basta, oh. E poi comincia a dire questo è peccato, questo è peccato, questo è peccato, questo è peccato, e basta. Ma noi vogliamo stare in pace la domenica. Anche io gli ho risposto, dico, ma guarda che queste cose non sono mica per voi che vi dite messa la domenica sempre. Queste sono per quelli che vengono messe ogni tanto, che magari li un pochino stimolare. Perché se tu sentendo queste cose ti ha storto la domenica, dopo a me mi tocca, che devo fare? Devo pensare male. Non è che qualcuna di queste cose riguardano anche dei no, giusto? Se no, abbi pazienza, abbi misericordia verso il prossimo, ma quello bisogna aiutarlo, no? Perché se non si converte se ne va all'inferno. Che dici tu? Proseguo lettura. Ma molti non lo fanno più perché essi stessi non credono più all'inferno. Chiedete in giro ai preti, ai vescovi, se ci credono veramente all'inferno o se pensano che massima se ci sta sarà vuoto, sarà no? Ti pare che Dio manda qualcuno all'inferno? Inferno, la dannazione eterna, i tormenti eterni, questo è terrorismo religioso. Poveri noi. Molti lo fanno perché essi stessi non credono più all'inferno e neanche al cielo in tutta la sua profondità e la sua verità. Non ci credono. Se credessero ancora, come potrebbero sviare migliaia di uomini che dovrebbero invece essere condotti lassù? Che cosa sono questi preti? Ma che sono? Io stesso non posso certo vantarmi, ma non ho mai fatto ciò che fanno oggi molti preti. Mai ho parlato con tanta viltà. Capite? Un prete dannato sta dicendo che io certamente sto all'inferno, ma mica so come questi, Questi sono peggio di me. E quindi dove vanno questi? Paradiso? Se non si convertono? Se questo sta all'inferno e dice questi sono peggio di me, dove vanno questi? Essi si rovinano con le proprie mani. Per molti, devo dirlo, anche se molti non lo credono, per molti giù nell'inferno è preparato fin d'ora, grida con un pianto di immensa disperazione il posto verso il quale vanno. Posto preparato per l'inferno, e guardate che ce n'è per tutti, perché Santa Veronica Giuliani ha visto all'inferno i zucchetti viola e gli zucchetti rossi, oltre che a quelli neri che una volta li portavano i preti, adesso li porta più nessuno. Di la verità per ti garantire, solo la verità di quanto la madre di Dio lo interrompe, questo vale altrettanto per vescovi, cardinali e laici. Perché prima ha parlato dei preti. Se vedessero solo il centesimo di questo tremendo caos verso il quale vanno, direbbero mille e mille volte mea culpa, si afferrerebbero per il bavero e da se stessi estirperebbero il verme che rode la loro anima corrosa. Non smetterebbero di estirpare questo verme prima che non deponga più uova, strapperebbero tutti i bacilli uno dopo l'altro con pinze di fuoco se vedessero ciò che produce in loro col tempo. Praticherebbero di nuovo, soprattutto, prima l'amore di Dio, il primo comandamento, che l'ha detto nostro Signore Gesù Cristo, che il primo è
Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Il secondo, il grande comandamento, ma è il secondo. È la massoneria che vuole farlo diventare il primo. E il primo solo in quanto diretto al corpo. E poi il vero amore del prossimo, dove è detto amerai il tuo prossimo come te stesso. Il vero amore del prossimo, che non dice dà all'altro tutto ciò di cui ha bisogno e andrà bene, non si può mica avere quando un altro viene nella povertà. Deve vivere meglio, eccetera. Ma spesso non gli si porta nessun aiuto. Spesso non si fa che pavimentare la strada che conduce alla perdizione. Io, Verdi Garandier, oggi ho dovuto dirlo. Non volevo parlare. Per questo mi sono a lungo rifiutato di dire il mio nome, ma loro lassù, gesto verso l'alto, mi hanno ordinato di parlare, perché è quanto è accaduto a me stesso, perché io stesso non ho esercitato il mio sacerdozio come avrei dovuto esercitarlo. E per finire devo dire, il sesto comandamento e il lusso costituiscono oggi la disgrazia di molti preti. Lo dice con voce disperata, piangendo. Se vedessero com'è spaventosamente tragico, farebbero di tutto. Si sacrificherebbero fino all'ultima fibra, si ricrederebbero e farebbero tutto il possibile, ricomincerebbero tutto, aspirerebbero a un nuovo inizio della perfezione, supplicherebbero tutti gli angeli, la potenza di tutti i santi angeli affinché ottengano loro di convertirsi, perché il regno della morte e delle tenebre è vicinissimo. Il suo verme non si estingue mai. E il suo tragico e tremendo tormento dura eternamente. Dura eternamente, lo ripete con voce forte e con disperazione. Io devo dirlo. Ora ho finito di parlare. Ho finito di parlare. Non credo che serve molto aggiungere tante cose. I preti devono usare la frusta e parole decise. Oggi più che mai, senza paura. Oggi qualche amico, concludo leggendo queste cose, ha postato una cosa, un pensiero del santo curato d'Ars, che è un'eco perfetta di questa roba, quindi chiudiamo in bellezza, perché questo è comunque un prete dannato. Sentite che cosa dice. Nulla al mondo è più infelice di un sacerdote nel vedere Dio offeso, sempre bestemmiato il suo santo nome, sempre violati i suoi comandamenti, sempre oltraggiato il suo amore. Il sacerdote non vede che questo, non sente che questo. Il sacerdote è continuamente come San Pietro nel pretorio di Pilato, con sotto gli occhi il Signore insultato, deriso, coperti di opprobrio. Gli uni gli sputano in faccia, gli altri gli tirano schiaffi, altri gli mettono la corona di spine, altri lo percuotono con grandi colpi, lo si spinge, lo si getta per terra, si pesta sotto i piedi, lo si crocifigge e gli si trapassa il cuore. Io questo lo vedo quasi tutti i giorni. Se si sapesse cos'è un sacerdote, un parroco, invece di andare in seminario sarebbe fuggito verso la trappa. Confermo, io ci andrei pure stasera, tra mezz'ora, se il Signore me lo consentisse e me lo permettesse. A quanto pare così non è, e quindi rimango dove sto. Se un pastore nel vedere Dio oltraggiato le anime smarrite resta muto, guai a lui! Se non vuole dannarsi, occorre che, se vi è qualche disordine morale o umano nella sua parrocchia, pesti sotto i suoi piedi il rispetto umano e il timore di essere disprezzato e odiato dai suoi parrocchiani. Ah, io ho una vita che campo in questo modo, questo lo sanno tutti, quindi. Fosse anche certo di essere messo a morte non appena scende dal suo pulpito, troppi oggi pulpiti non ci stanno più perché l'hanno distrutto anche qui, in parrocchia dove stava, se no io ci andrei, Questo non deve né può fermarlo. Quanti sacerdoti, preti e parroci al giudizio vorranno non essere mai stati sacerdoti
e preti, se non parlano. Di cani muti non c'è nessun bisogno e non si può avere paura. Parlano tutti male? Si accomodino pure. Poi un giorno vedranno se avevano ragione di parlare male oppure no. Antipatie o simpatie personali sono fatti del tutto soggettivi. Ma se parlano male di un prete, perché il prete parla come deve parlare, come Dio comanda, si accomodino pure. Disprezzati per amore del Signore, ma viva Dio, sono tutte medaglie, sono. Nessun problema. Preghiamo per i buoni sacerdoti perché, non sia, perché siano sempre più perfetti. Preghiamo per quelli che devono convertirsi perché lo facciano in fretta e preghiamo per quelli che sono causa della rovina delle anime perché il Signore ci metta le mani, faccia qualcosa. Non solo per loro, ma anche per il bene di molti che purtroppo si trascinano all'eterna dannazione.